Salve a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale Tetocomic 69. Allora, come ultimo video dell'anno, volevo presentarvi, parlarvi di questo albo di Dylan Dog che io ho letto, riletto, insomma, letto anzi da poco. Che avevo recuperato, che è il numero 375 uscito il 29 novembre 2017, appunto del dicembre 2017. Questa, almeno se non erro, è l'ultima storia finora scritta da Tiziano Sclavi. Poi correggetemi se ho detto una cavolata, ma penso di no, insomma. Allora, la cosa bella è che tecnicamente, quindi come dice proprio la dicitura, scritto da Tiziano Sclavi e abbiamo come disegnatore Angelo Stano. Quindi troviamo la coppia Sclavi e Stano che è quella che tecnicamente ha dato l'avvio a Dylan Dog nel numero 1 dell'ottobre del 1986. La colorazione è di Giovanna Niro e la copertina di Gigi Cavenago, poi dal numero 421 con la variabile i copertinisti saranno i gemelli Raul e Gianluca Cestaro. Allora, questa storia riprende il tema, torna come protagonista, qui tanto penso che posso anche spoilerarlo, anche perché molti di voi l'avranno già letto, in quanto ormai sono trascorsi e siamo nel 2022, quindi ben esattamente 5 anni fa, torna come protagonista la morte. E soprattutto, e qui ho visto anche un riferimento al numero 10 che avevo già recensito attraverso lo specchio, il grandissimo numero che fa parte della mia rubrica da 1 a 41, quelli appunto con le copertine disegnate da Claudio Villa. Tricamente, in cui vengono citate nel momento in cui questo personaggio, che poi appunto si scoprirà essere la morte, questo personaggio, questo killer che uccide, si scoprirà poi essere la stessa morte. E ogni volta che c'è diciamo un'uccisione, c'è una dicitura che è tratta dalle Simulacra, Danza della Morte di Hans Holbein, il giovane, nato nel 1497 e morto nel 1543. Infatti, ecco, ve ne cito ad esempio una: chi è colui così gagliardo e forte che possa vivere senza poi morire? E da colei che tutto, Madonna morte, quando l'ora scocca potrà mai fuggire? Niente con sé potrà portare, e quando la morte taglierà il suo filo, nessuno al mondo lo potrà scortare dentro la tomba nel suo ultimo asilo. E ecco, quindi questo. Però ecco, no, poi notiamo che Dylan Dog, disegni ovviamente di Stano, sono taglienti, essenziali, straordinari. Io dico sempre una cosa: non amo il colore. Avrei preferito che questa storia fosse nel suo tradizionale bianco e nero. Però ecco, diciamo che quando ci sono queste morti, poi si scoprirà, anche se all'apparenza possono sembrare morti violenti, come ad esempio c'è questa morte qui di questo come si chiama, rapinatore, che sembra che è stato accoltellato, poi invece in realtà è morto per, adesso lo faccio, è morto, ecco, questo qui che è stato accoltellato, questo appunto lo La morte, no? Invece si scopre che era stato un infarto. Vedete, qui c'aveva il coltello, così come Dylan lo vede, e poi ha questo, cioè è morto per infarto. Ah, ecco, una cosa importante è che Nathan ogni volta si salva perché viene avvicinato da un barbone, questo barbone Nemo, che in latino significa nessuno. Io poi avevo fatto chissà riferimento anche, ma non c'entra qui niente con il Nemo di Matrix, però proprio non c'entra niente. Anzi, meno male perché poi la storia ha preso una piega che a me è piaciuta. E questo qui gli dice, proprio perché quando lui ha gettato una moneta,
essendo rimasta in piedi, è un predestinato e quindi gli dice sempre quando avverranno dei disastri, quindi c'è un disastro che un aereo va contro una casa, addirittura qui c'è una metropolitana, vi voglio far vedere questa metropolitana in cui addirittura deraglia perché il conducente si sente male, no? Deraglia, addirittura spunta fuori uccidendo, spunta fuori insomma al di sopra nella strada di londinese, provocando decine e decine di morti. Quindi, ecco, poi volevo leggere anche un'altra frase, sempre tratta dalle simulacre di Holbein il giovane, che avviene sempre appunto quando la morte sta per colpire. Ecco, ad esempio, no? Questa notte piano morte verrà, questa notte piano morte verrà da te, e domani per sempre nella terra finirai. E dimmi allora per chi e perché hai vissuto la vita che più non avrai. Oppure, ecco, anche questa, quando diciamo muore questo rapinatore. Se violenza chiama violenza, arriva, e a te che hai di violenza sempre vissuto, verrà la morte, fulminea e cattiva, a darti lo spietato suo ultimo saluto. Quindi, diciamo, alla fine Dylan la rincontra la morte, no? Addirittura la morte che dice, ecco, dice tu che ormai non hai più speranze, aspetti solo la morte dolorosa. Qui abbiamo il tema dell'eutanasia, il tema della morte che alla fine dolce, chiamiamola così. Non puoi fare altro nell'ultima tua stanza che sperare in lei che sia al fin pietosa. Queste, vabbè, queste tavole. Ecco, qui in questo caso invece il colore. Quando ritoccherà, ecco, perché poi alla fine sempre Nemo, questo barbone gli annuncia una fine del mondo, una fine del mondo, ma Dylan che poi incontrerà la morte, l'accuserà, ma la morte gli dirà guarda che io in fondo non ho fatto altro che fare il mio lavoro, eccola qui, gli dire fare il mio lavoro, Dylan gli dice proprio la classica frase vai all'inferno, no? Altrettanto Dylan. Ho ancora tanto da fare in questo mondo. Alla fine su tutto la morte regnerà, sovrana del mondo disperato e nero, e la vita inutile nel nulla finirà, nel buio eterno, nei grandi misteri. Qui c'è la grandezza appunto di Tiziano Sclavi di porre appunto, come è stato appunto attraverso lo specchio, la morte come non ultimo, sì, ultimo incontro, ma anche l'incontro fondamentale, quello che diciamo che accompagna e accompagnerà, almeno io credo sempre, Dylan nelle sue avventure, nelle sue, più che avventure, nella sua intimità. E, no, ecco, volevo dire, prima che c'era questa, adesso la ritrovo, ecco, questa qui, questa tavola, cioè veramente. Qui il colore qui è straordinario, cioè qui veramente è straordinario, non credo che abbiano usato il digitale, almeno penso così, però veramente Dio si specchierà, ecco, dice Dio si specchierà dentro il profondo. Questa è una frase di Fyodor Tuchtsev, 1803-1873. Poi c'è il finale, che qui veramente è da gustare tavola per tavola. Infatti, ecco, io ripeto, l'ho voluto anche portare come ultimo video, che poi questo video coincide anche con il mio centesimo video. Questo è il mio centesimo video che quindi chiude l'anno. E quindi ecco, con queste tavole che adesso vi volevo leggere, questo, gli ultimi didascalie. Secondo una teoria scientifica, nell'universo in espansione le galassie continueranno ad allontanarsi. Non ci sarà più idrogeno per formare nuove stelle e quelle esistenti a una si spegneranno. Gli atomi di ogni corpo vagante si disgregheranno separandosi uno dall'altro e così faranno le particelle di ogni atomo. I protoni decadranno in raggi gamma e i positroni, i quali si annichiliranno con gli elettroni, trasformandosi in altri raggi gamma, finché resteranno solo radiazioni che nessuno potrà captare, sempre più deboli, e poi più niente. E qui vedete il nero, e quindi diciamo che con questo fine, con la speranza che
come si dice sempre, poi la vita è fatta appunto di bianchi, di neri, ma anche e soprattutto di grigi, di sfumature. Questo 2023, che adesso ecco, domani verrà, ci possa donare a tutti appunto speranza e soprattutto serenità. Con questo io vi auguro appunto un buon fine 2022, un buon inizio 2023, quindi come si dice ci vediamo il prossimo anno. Ringrazio a tutti voi per chi mi sta seguendo, per chi mi seguirà. Il canale appunto pian piano cresce, io sono contento, soprattutto perché posso parlare di quello che è sempre stato. Un attimo era in pausa, in stand-by, è tornato questo mio amore grande per i fumetti. Ringrazio anche, voglio ringraziare anche tutti coloro, altri YouTuber che mi hanno, diciamo, sostenuto e aiutato anche con questo canale. In primis Gaspare di Aspano 83, poi Alex di Agenzia Alfa, Michele di LM, Zio Elaine, Luca DJ, Fabio di Low Profile, e poi anche altri che adesso non voglio dire, ma sono comunque tutti, insomma, ringrazio di cuore. Ecco, c'è anche Sergio Vinci di Sergio Vinci TV, ecco, dimenticavo lui. Insomma, vi abbraccio tutti e vi ringrazio di cuore. Un carissimo saluto. Ciao a tutti.